Ciao ragazzi e ragazze, sono Ande dei Due Giocatori Incapaci ed oggi vi do il benvenuto su Super Meat Boy, un bel nuovo let's play molto sclero sicuramente e sviluppato dalla Team Meat, in realtà non sono sicuro, sì credo di sì, Team Meat si chiami e non so perché non c'ho voglia di spiegarvi, quindi beccatevi sto video, molto yeah, capirete da soli. In realtà non è che so molto anche io. Ecco, intanto c'è l'uomo verme rosa qui che uccide la coniglietta rosa. Che cazzo sto dicendo? Non so perché gli ha dato un pu... Perché la mia tastiera è ricoperta di glass? No, non è quello che pensate, eh. Allora, hello world. Non so nemmeno quali sono i comandi. Ho provato a giocare a questo coso un po' di tempo fa, ma non ricordo nulla. Che cazzo... Allora... Ah, ma... No, ma si gioca con le frecce e con spacebar. Orribile. Spero di poter cambiare i controlli. Vabbè, adesso non mi interessa. E... c'ho l'impressione che sto dimenticato qualcosa. Ok, con shift si fa il turbo. Ah, ok, devo raggiungere sta cosa, a quanto pare. Lo sto facendo a caso, in realtà. Non lo so proprio che cosa sto facendo. Mi pare una cazzata, comunque. Mi sento... Le persone che dicono questo gioco è impossibile. Ma sicuramente dopo sarà più difficile. Cioè sicuramente questi sono i primi mondi e quindi devono essere facili. Perché se è tutto così. Che cazzo è sto coso viola? Oh! Ma è preso un colpo! Madonna, non so se l'avete sentito, se metterò il suono del gioco o se si sente addirittura più della mia voce, ma ha preso un colpo. Cos'è? Oddio che figo, stile SNES. Stile Super Mario. Questa musichetta è fighissima. Non so se appunto la sentirete. Cos'è quella a sinistra? Un cerotto? Un plaster? Un bandage? Come cazzo si dice? Bandage. Oddio. E se lo prendo? Dovrei? Shall I? Proviamo. Vabbè. Sono un nabbo di merda. Non sto giocando con il controller. Quindi penso che topperò tutto. Salto a culo. Mamma mia, il salto a culo che già funziona. Chissà se lo adotterò anche in futuro. Super salto della fede, perfetto. Il super salto della fede non mi tradisce mai. È scomparsa la donna rosa. Dai, cacchetta di carne. Mamma mia, ragazzi. Già sono un pro. È una cosa assurda, cioè. Non mi ricordo già... cioè, non mi ricordavo nemmeno i comandi. Ed è sparita di nuovo. È sparita di nuova, sì. Perfetto, sono le 2:30 di notte, io sono fuso, anche se mi sono svegliato a luna di giorno, di... Sì, ok, sono fuso. Non so quando pubblicherò questo video, se quando... Scusate, volevo dire... Non so se quando pubblicherò questo video... Avrò già pubblicato il finale di Bloody Trapland. Mio Dio, quel gioco, Cristo Santo, non lo voglio più nominare... Cazzo, ma ridendo e cazzeggiando mi è rimasta una vita, mi sa. No, non posso fallire il mondo 3, però, porca troia, no, eh. No, serio. Adesso serio, scusate, mi devo concentrare. Oddio! Bravo. Bravo, Ande, mazza, ti sei concentrato bene, mi dicono. Sì, vabbè, ho sbloccato la zona, non l'ho superata perché sono una pippa immane. Rientriamo nella Holy Mountain, la montagna sacra. Sto parlando a te, iscritto, che ti sarai iscritto grazie a questo video. Ti amo. Sappi che se vuoi sposarmi va bene. Però non so quanto ne saresti, cioè quanto ne ricaveresti. Ma oh mio Dio, quanto sono pro. Non è vero per niente, perché sto ancora al 7° livello. E questo sono, credo sia tipo tutorial. Cosa vedono i miei occhi? Un cerotto, credono. Credo che questi cerotti siano tipo cose extra. Cioè, tipo per sbloccare i personaggi, uno mi ha detto. Oddio. Minchia, quante seghe ci stavano. Allora, il nome di sto livello è qualcosa di comico. Vabbè, però... Cioè, non c'è sfida. O so troppo forte io, veramente. Oddio, sto livello mi fa 20 fps, sto livello. Cazzo, quanto lagga. Cioè, calcolate che a me quando va proprio bene bene sto a 30, eh. Ecco, calcolate tipo, adesso sto preciso a 20. Sto registrando con Frappese.
24 fps. Pro è... mamma mia, pro ai stati inimmaginabili, dovrei dire. Non me la sto tirando per niente proprio, no, per niente. Minchia, infatti mi sono schiantato sulla lama circolare come fossi un bue al fin di vita. C'è una warp zone. Pare che ha strillato. Cazzo! In realtà era warp zone però. Mi prende un colpo ogni volta che entro dentro questi cosi. E se tu sei un povero Cristo che sta guardando questo video, e probabilmente in un orario del giorno che appunto non è umano, e grazie, e grazie a te che l'Italia va avanti in questi giorni di crisi, e grazie a te che noi viviamo, no, semplicemente lascia un mi piace, e, o dovrei dire un pollicione che punta verso il polo nord, e se ti va condividi the video, anche se questo lo dovrei dire nell'outro del video, ma lo dico adesso perché sono molto YOLO. Che cazzo era quel... oddio! Ma quello è l'omino di coso, di bit3bit! L'ho detto come fossi... stessi prendendo per il culo qualcuno, ma... non è l'omino di bit3bit? Non lo so, non l'ho mai giocato quel gioco. Oh mio Dio, sono lui! Ah! Cos'è? Cos'è sta figata? Boh, questo è il gioco migliore dell'intero galassio. Cazzo, ok, quei cosi... ma c'ho tre vite. Ok, comunque quelle pareti mi tolgono la virginità anale, a quanto pare. Cazzo, e come faccio? Ah, forse c'è un'abilità speciale. Ma che cazzo... aspetta, aspettate. Oddio, ma si ferma a mezz'aria. Ma che cos'è? Oh mio Dio, è una cosa assurda. L'ho fatto a caso. Giuro, l'ho fatto. Pendolo di merda. Penso che sono un cretino, perché sto veramente giocando... certo che... perché non finiscono mai una frase? Comunque dicevo, sto giocando veramente a cazzo. E questo livello è pieno di luci psichedeli, criste, che speffen pusht, fatakadind, sss... non so perché, ma sta musica mi ricorda tipo... qualcosa di spettrale di Pokémon Cristallo. Ho sbloccato... oh, lo... vedi che c'avete ragione. Fon Bit3Bit Runner. Ah, non è Bit3Bit. Bit3Bit, come cazzo lo pronuncio, vabbè. Faccio schifo nel pronunciare le cose. Ah, quindi... coi cerotti sblocchi i personaggi. Molto bene. Anche se penso che io userò Meat Boy, l'omino di carne pezzente, per tutto il videogame. Per tutto il tempo di... videoludicità in cui vi accompagnerò. In realtà sarete voi che mi accompagnerete, ma scusate, mi sa che si era bloccato Fraps, quindi riprendo a registrare da qui. La professionalità proprio dei miei video, qualcosa di incredibile. Scusate se per caso non ho registrato un livello. Probabilmente stavo dicendo qualcosa e mi sono interrotto, perché praticamente vi spiego. Ho il tasto F7 per stoppare e iniziare a registrare. E inoltre ho il tasto F-Function più F7, perché è un portatile di merda purtroppo. E per aumentare la luminosità dello schermo, siccome era buio pesto, cioè dovevo illuminare il mondo. Il che è stato possibile a costo di interrompere la registrazione per non so quanto tempo, spero non tanto. Oh mio Dio, mi si è mangiato la madre sta lama. Mamma mia, gli ho fatto una cosa da trickster di Devil May Cry. Finito così. Non mi ha fatto né ripre... wow. Oddio, ma già sto lì allo 18 però. Però mi sa che non ne ho registrati tanti. Cazzo, mi sa che vi siete persi un po' di livelli. Non lo so, non lo so dire. Spero solo che adesso non mi sbuchi mia nonna da dietro, che mi dica qualcosa. Perfetto! Fino anche questo livello con grado a più. Intermission. I nomi sono abbastanza fighi dei livelli. Il bello è che io sto giocando a caso, ma... Geronimo! Oddio! Mamma mia, mi sono schiantato come... un bue in autostrada. Sì, perché i bue si schiantano. I bui si... non lo so come si dice al plurale. I bue. Aspettate una cosa, che c'è quella parete che non mi convinse. Guardate se non c'ho ragione. Mamma mia! Ma che intuito
incredibile, proprio incredibile, geniale, fusi assieme, proprio. È l'intuito. Ho già beccato la terza warp zone del video. Oddio, questo sa veramente di Pokémon Cristallo, però, cioè, sta musica. Fa molto... Oddio, ma sembrano i colori del Tetris. Sto facendo tutto a culo, notare. E che culo, devo dire. Ok, questo era molto facile, però. Quindi presumo che siano tre livelli per sbloccare un... C'ero... No, per sbloccare qualcosa. Notare che intanto il mio punteggio è sempre 50.000. Scusate se per caso Fraps registra gente su Steam che va in gioco. Ma siccome faccio schifo, mi sono scordato di togliere Fraps. Oh mio Dio, ma c'è una cosa che sta distruggendo il pavimento. Cazzo, mi devo sbrigare. Dicevo, mi sono scordato. C'è un cerotto. Non l'ho preso. Vabbè, intanto ho preso la donna rosa. Come cazzo si chiamava? Bandage Girl, ecco come si chiamava. La donna cerotto. Dove sono? Che sono lì. Dicevo... mi sa che... Ah sì, che non ho messo Steam offline purtroppo perché mi sono scordato e... Perdonatemi. Potrete mai perdonare. Con tanta non professionalità. E spero solo che riesco a finire... di riuscire a finire questo mondo in questo livello. Che cazzo ho detto? In questo video. Oh! Ho fatto un salto incredibile. Notare il mio video. Oh! Comunque, dovrei cominciare a smettere di sparare boiate. Anche se sarà molto difficile per uno come me. No, non morire così. Ok, perfetto. Quindi erano 20 livelli, stavolta l'ho visto. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Lì c'è un cerotto, lo voglio. E lo avrò, perfetto. La determinazione di Super Meat Boy che se la metto al culo perché comunque è stato arato da una sega. Due volte. Vabbè, tutto sommato si può giocare anche senza un controller. Molta gente dice, oh mio Dio, non giochi senza controller. Ma allora ti morirà la zia. No, ancora è intera mia zia, quindi scusate se la vostra è morta perché non usate il controller. Ma non è colpa mia, cioè, o siete nabbi, oh mio Dio, o siete nabbi voi, o sono mega pro io ai livelli proprio inesistenziali. Uomo di carne, sbrigati. Che sennò ci arrotano, come si dice a Roma. Perfetto, quindi adesso ci dovrebbe essere The Boss. Eccolo qua, siamo a Lil Slugger. Ok, quindi a quanto pare nei livelli puoi prendere cerotti, gradi a più, warp zone. Le warp zone completate sono segnate in rosso, credo. Eh sì, perché The Commander l'ho completato. Non so perché parlo come Lino Benfi. In realtà non è che si dice così, però vabbè. Musica epica di sottofondo, molto metal rock spumeggiante, molto yeah. Intanto c'è... Come si chiamava? Dottor Fetus. Che sta... Che cazzo è benzina? Sta... Vuole dar fuoco alla foresta, ok. Guarda se non c'ha ragione. In realtà sì, c'ho ragione perché si vede chiaro, appunto. Pezzo di merda. Chiamo la forestale e ti faccio una multa di quelle che... Deve lavorarti sei generazioni di zie proprio per recuperarti economicamente. No, come non detto, guarda. Va bene così. No, minchia. Non fa niente zie per le generazioni, scusa. Va bene così comunque, la multa. Posso anche evitare di fartela. No, proprio no, Vabbè. Gli scoiattoli che intanto si vanno a suicidare sulle seghe, non capisco il motivo. Sono morto, sono fottuto, non so dove devo andare. Cioè non so neanche se sto facendo la strada giusta. Sto facendo tutto a culo! Non so quando mai finirà questo Scusate. Al primo tentativo. Cioè... C-I-O è accentata. Ah, intanto si vede Bandage Girl legata dietro quella sega epica. Indicavo con lo schermo dove era Bandage Girl, ma non è che voi potete vedere, quindi... Bravo Ande, sei ancora più ritardato di quanto pensassi. Mi sa che il video sta venendo piuttosto lungo, vabbè. Basta, devo smetterla di dirlo. Bravo, take your revenge. Prenditi la tua vendetta, che è un piatto che si consuma in mezzo alla foresta. Mi sa che lui si prenderà qualche altra cosa e noi ci lascerà solo la vendetta. Ecco Meat Boy. Corri da Feto Pipistrello. Sì, va alla piava. No, momento di tristezza. C'è un peluche morto. No, mi sa che è uno scoiattolo. Ma uno scoiattolo!
È tristissimo. No, decapitato. Minchia, mo pure sto gioco mi deve far venire le prese a Mario. Tutti morti, ma che è uno sterminio, addirittura impilati i cadaveri. Questo che è gigante, che cos'è? Ah, questa a buon bisogno sarà la madre, ecco. Che mo muore pure questa, guarda, sicuro. No, no, se non è viva, vabbè. Magari gliel'ho tirata. Ma dai, però, non... Ma no! Il gatto con gli stivali versione 2, ma non è possibile che in un videogioco del genere devono fare ste scene tristissime. Quindi penso che sia finito qui. C'ho pure la lacrima che gli scende. Mio Dio, ma che cazzo! Ho fatto venire un colpo, madonna, proprio blood and gore su questo gioco, proprio il sangue e la violenza, la violenza, proprio ai livelli entusiasmantemente epici. Quindi direi che posso finire qui il video, spero che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto schiattate, no, non è vero. Un saluto a tutti i piromani e incendiatori dolosi delle foreste, siete dei bastardi. Quindi penso che terminerò qui. Lasciate un pollicione che punta verso The North Pole. Se vi va condividete, perché cioè, non penso che vi costa qualcosa scrivere qualcosa under the video. Pure se scrivete ciao sono Mario, ok, scusate, non vado avanti. Dopo l'outro più lunga del mondo io chiudo e vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo episodio con Amde dei due giocatori incapaci. Ciao!